E ora è il momento della nostra raffica di mercato, Luca. L'apriamo proprio partendo dal Bari, perché è stato il giorno dell'arrivo nel ritiro di Roccaraso di Giacomo Manzari. Le vediamo insieme le immagini. Intorno alle 15, Manzari, che lo ricordiamo è un barese doc, è arrivato nel ritiro abruzzese, ha firmato un contratto fino a giugno del 2027, trasferimento a titolo definitivo dal Sassuolo per questo ragazzo che, lo ricordiamo, fino al 2018 era stato nel Bari, poi il fallimento l'aveva portato via, il fallimento societario dalla Puglia, esordito anche in Serie A, lanciato da Roberto De Zerbi, per lui poi tappe con Carrarese in C, Frosinone, Ascoli e Feralpi Salò in B, anche il Monopoli in Serie C. Proprio in Serie C c'è un annuncio in casa Foggia: Agostino Camigliano, difensore centrale, ufficialmente un calciatore rossonero, firma sul contratto fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo. Nella sua carriera Brescia, Udinese, Virtus Entella, Cittadella, Trapani, Juve Stabia, Cosenza, Reggiana, Ancona e infine Provercelli, in tutto 231 presenze tra B e C, felice di poter iniziare questa avventura. Si è detto Foggia che potrebbe prendere in difesa anche Giulio Parodi, classe 97, originario di Bari, ufficialità a Monopoli, Mustafa Yabre, si tratta di un terzino sinistro del Burkina Faso, classe 2002, compirà peraltro domani 22 anni, ha firmato un contratto di un anno, è cresciuto nella spalla, ha giocato anche con Pordenone, Cesena, Fiorenzuola e Recanatese nella scorsa stagione, 31 partite con il Giuliano. Conferma ad Altamura è quella di Salvatore Molinaro, attaccante classe 1998, sarà quindi in biancorosso per la quarta stagione di fila. Il Taranto invece sta per chiudere un tris di arrivi dal Catania, si tratta di Milos Bocic, un attaccante di 24 anni, dell'esterno destro classe 92, Francesco Rapisarda, e anche del centrocampista Nana Welbeck. Saranno i primi tre giocatori di movimento ingaggiati dal Taranto, che sin qui ha ufficializzato i portieri Nobile e Soncin. In Serie D, colpo di giornata della Virtus Francavilla, Malik Mbaye sarà a disposizione di Ciro Ginestra, si tratta di un centrocampista senegalese classe 95, per lui oltre 220 presenze tra i professionisti, esordito in A con il Chievo Verona, poi Cremonese, Carpi e Latina in Serie B, in Serie C con Fermana, Matelica, Novara e Viterbese. L'anno scorso, pensate un po', giocava in Kuwait con la divisa del Kaitan SC. A Barletta è ufficiale l'ingaggio, scendiamo quindi in eccellenza, di Onni Turito, per lui oltre 350 partite in carriera con 90 reti, ha giocato anche con Bitonto, Molfetta, Trani, Canosa, Manfredonia, Martina e Nardone, l'ultima esperienza era a Canosa, domani sarà il giorno di Nicola Strambelli. Ha firmato inoltre per il Barletta anche Esteban Giambuzzi. Arriva a Canosa invece l'attaccante spagnolo Nami Sanchez, l'anno scorso era al San Buceto Calcio segnando ben 20 reti, ha giocato in Spagna tra seconda e terza divisione, si dice l'attaccante è contento di aver sposato questo progetto e di aver notato subito il calore e l'affetto dei tifosi.